Assicurazione Risparmio TV Week, questa è la settimana monotematica che le fonti TV ha dedicato a uno dei temi sicuramente più importanti in generale nel panorama economico, diciamo così, ma ancor di più diventa importante in uno scenario post-Covid-19. Io faccio sempre un solito recap, intanto benvenuti, grazie per essere con noi, sarà un pomeriggio lungo e intenso, adesso ve lo racconterò in breve per poi dare voce ai nostri ospiti, però il recap fondamentale è questo, che proprio dopo l'emergenza coronavirus e dopo che tutto in qualche modo è stato rimodulato e rimescolato, le fonti TV ha deciso di organizzare proprio degli appuntamenti, dei focus, delle interviste speciali e addirittura delle settimane monotematiche proprio per parlare dei temi che ci stanno più a cuore, per mostrare anche esempi virtuosi, delle ricette che in qualche modo potrebbero assicurare all'Italia una giusta ripartenza, perché di questo si parla, indipendentemente da come abbiamo sempre chiamato fase 1, fase 2, fase 3. L'importante adesso è guardare al futuro e quindi la parola chiave è ripartenza, con tutte le attenzioni del caso e con tutti i punti interrogativi del caso, perché lo scenario macroeconomico indubbiamente ci riporta molti interrogativi ai quali non ancora abbiamo dato risposta, ma cercheremo di farlo attraverso questi focus particolari. Quindi, come detto, oggi, da questo momento fino alle 16, il main event della settimana dedicata alle assicurazioni, e poi dopo, intorno alle 16:30, partiranno i nostri awards, quindi le Fonti Awards edizione speciale dai nostri nuovi studi di Milano nel centro storico per premiare proprio le eccellenze in ambito assicurativo. Avete visto anche il nostro sito, potete avere tutte maggiori informazioni attraverso le fonti .tv. Vedete, questa è la settimana dedicata alle assicurazioni e al risparmio, la TV Week dall'emergenza alla ripartenza, lo scenario assicurativo e del risparmio gestito nel post-lockdown. Io vi mostro solo lo spunto da cui volevo partire, poi vado subito a introdurre i nostri ospiti. Sono oltre 200 miliardi di dollari, quindi parliamo di più di 188 miliardi di euro, ciò che hanno stimato i Lloyd's di Londra a proposito dell'impatto della crisi della pandemia Covid-19 proprio sul settore assicurativo. In una prima fase di emergenza, istituzioni, associazioni, compagnie e operatori assicurativi si sono mobilitati per mettere in campo misure per tutelare i lavoratori e le reti agenziali e garantire al contempo tutti i servizi assicurativi necessari, quindi per garantire lo stesso servizio al cliente. E adesso che cosa succederà? Ecco, questo è il punto di partenza di cui parleremo e da cui partiremo con, vado subito a salutare tutti i relatori di questa tavola rotonda. Antonio Bagetta, CEO di Conte.it, buongiorno e bentrovato. Vi vediamo già tutti, però vi salutiamo uno a uno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, grazie mille dell'invito. Pier Francesco Basilico, direttore generale di Afiesca Italia, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi, grazie. Antonella Vona, direttore marketing e comunicazione di Cofas Italia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Davide Passero, amministratore delegato Alleanza Assicurazioni. Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ecco, e poi Maurizio Taglietti, General Manager MetLife Italia. Buon pomeriggio a tutti. Perfetto, vi ho salutato tutti quanti e mi fa molto piacere parlare con voi, perché io partirei e se siete d'accordo do subito la parola all'unica relatrice donna, Antonella Vona, direttore marketing e comunicazione Cofas Italia, per parlare un po' di quello che io definisco genericamente lo scenario macroeconomico, ma che è quello che elencavo poco fa. Insomma, come guardare al futuro dopo l'emergenza Covid-19, garantendo ovviamente tutti gli stessi servizi, cioè facendo sì che il rapporto fiduciario tra di voi, sì, tra di voi e i vostri clienti possa essere intatto, per dare la fiducia che forse a molti ancora manca, no? Dopo quello che abbiamo passato. Grazie, grazie Emanuela. Allora, io parto da dati che non so se daranno proprio tanta fiducia, però Ci proviamo, Antonella, ci proviamo. parto da dati Sì. concreti. Allora, noi come Ecofas facciamo, oltre al nostro lavoro di assicuratori del credito, cauzioni, informazioni commerciali, una serie di studi di tipo economico. Li facciamo appunto per poter svolgere il nostro lavoro. Abbiamo un ufficio studi molto, molto produttivo che produce oltre 30 studi all'anno. Ne è appena uscito uno, che è il barometro sul rischio paese, e abbiamo previsto, parto con questa affermazione, partiamo
da uno shock che è stato mondiale, la ripresa sarà differenziata. Stiamo ripartendo, i dati di Cofas prevedono e confermano una recessione molto, molto importante, con una riduzione del PIL a livello mondiale del meno 4,4%. È malgrado la ripresa che è attesa nel 2021 di un 5%, il PIL rimarrà comunque basso di 2 punti, dai 2 ai 5 punti nei paesi avanzati. Nonostante quindi tutte le misure prese dalle banche centrali e dai governi, no, che hanno fatto comunque hanno cercato di stabilizzare i mercati finanziari e anche mantenere l'attività produttiva delle nostre imprese, assistiamo comunque a rinvii in materia sia di occupazione che problemi nella liquidità delle imprese. E l'altro elemento che vorrei citare è il calo di fiducia molto, molto importante a cui stiamo assistendo, e il calo ovviamente dei consumi. Se guardiamo l'ultima statistica dell'Italia, purtroppo non sono quelle curve che ci piacciono, che vanno all'insù, ma sono curve decrescenti. Ecco. Quindi, infatti la difficoltà, Antonella, la difficoltà maggiore è proprio questa, perché lei ha esordito anche giustamente dicendo: i dati che abbiamo a disposizione non sono belli, è inutile nasconderci dietro a qualcosa che in realtà non c'è, anche perché insomma è importantissimo raccontare la verità e il dato di fatto, però insomma la difficoltà maggiore, mi sembra di capire, è proprio cercare di conciliare queste due cose, cioè il fatto di avere a disposizione dati macroeconomici negativi, però la volontà di tenere alta, no, l'attenzione e il sentiment contemporaneamente, per assicurare lo stesso servizio ai clienti, ma non tanto a livello pratico, proprio a livello mentale, no? Cioè, i clienti, ecco, gli utenti, ma che poi insomma potremmo dire molto più semplicemente tutti i cittadini, devono sapere di poter contare su quello che avevano prima. Assolutamente sì. Questo esula un attimo dalla parte assicurativa e il credito. Quello che possiamo fare è continuare ciascuno di noi a parlare con i nostri clienti, che poi sono cittadini, rassicurarli, indirizzarli in modo onesto, leale, facendo vedere laddove ci sono i rischi e quali sono le soluzioni che noi possiamo portare per aiutarli a contenere questi rischi. Assolutamente sì. Facciamo un piccolo passo indietro, però sempre proiettati al futuro. Io andrei da Antonio Bagetta, CEO di Conte.it, per capire come sono cambiate le abitudini e anche le modalità di acquisto dei consumatori nel periodo del lockdown. Sì, grazie Emanuela. Guarda, il lockdown io penso che sicuramente è stato un periodo molto duro, un periodo molto diverso rispetto a quelli a cui eravamo abituati, ma ha riservato anche delle sorprese. Sorprese in termini soprattutto di accelerazione di alcuni processi che erano già avviati, già partiti, ma che sicuramente con la partenza del lockdown hanno visto un forte boost. Mi riferisco in particolare alla digitalizzazione, così come l'adozione anche di processi, procedure interne come lo smart working. Bene, per quanto riguarda la digitalizzazione, Conte è un'azienda che nasce digitale. Nasciamo circa 10 anni fa come un'azienda che distribuiva i propri prodotti e servizi attraverso il canale digitale, per cui siamo riusciti a garantire la continuità del servizio in questo periodo. Continuità del servizio in un contesto in cui, come dicevo, i consumi online sono cresciuti in maniera molto significativa. Basti pensare che il numero di transazioni online nel periodo del lockdown è cresciuto di circa il 35%, attraendo anche delle fasce di clientela che storicamente non erano particolarmente avvezze all'utilizzo dell'online stesso. Chiaramente questo, il fatto che crescessero quindi, se vogliamo, le richieste di servizio associate al fatto che appunto avvenissero attraverso il canale digitale, è vero, hanno garantito la possibilità per noi che siamo un'azienda digitale di continuare a lavorare, anche direi abbastanza bene, ma uno degli enabler fondamentali, come dicevo in precedenza, è stato il fatto che avessimo da subito attivato anche lo smart working. Quindi diciamo che avete accelerato e portato avanti ciò che comunque avevate già impostato prima, fondamentalmente, perché voi vi siete basati fortemente su tutto ciò che riguarda l'innovazione, no?
Assolutamente sì, quindi abbiamo cavalcato quello che è il nostro core business, quindi le nostre competenze sui canali digitali, ma al contempo l'abbiamo abbinato anche, se vogliamo, ad una innovazione di processo e quindi la possibilità per tutti i nostri dipendenti da poter lavorare da subito, da casa, con tutte le tecnologie e tools necessarie per poter continuare a servire i clienti nel migliore dei modi. Sì, ecco, sì, prego, prego, prego. No, stavo dicendo, tra l'altro, la nostra prospettiva, la nostra visione è quella che sì, in futuro probabilmente questo trend si consoliderà ulteriormente. Ecco, ci sono decine di studi sull'argomento, non ultimo uno molto interessante di McKinsey, che appunto ritiene che da qui ai prossimi 3-5 anni i consumi online, anche nell'assicurativo, si consolideranno in maniera significativa per la facilità del servizio, per la sua fruibilità e anche per la possibilità di avere un'ottima comparazione di prezzo e quindi la possibilità di poter risparmiare qualcosina. Ok, sì, io dopo torno ancora da lei, Bagetta, però farei più o meno la stessa domanda anche a Maurizio Taglietti, General Manager di MetLife Italia, capendo anche, magari facendo un passo oltre, appunto sentiamo entrambi su questo, come sta cambiando la percezione del rischio assicurativo, proprio alla luce di come è stato recepito il periodo di lockdown? Ma guardi, innanzitutto le do il punto di vista di MetLife, che è una compagnia leader nell'ambito della protezione personale. La protezione personale è quello che nel momento di crisi è quella che è stata messa più sotto pressione, prima ancora della crisi economica che stiamo sperimentando. La preoccupazione è stata proprio per la tutela personale nostra, delle nostre famiglie, dei nostri amici, di coloro che compongono la nostra impresa. E io devo dire che dal nostro osservatorio abbiamo visto un'accelerazione importante in termini di percezione dell'utilità di proteggersi. Abbiamo visto accelerazione forte di tutti i programmi di assicurazione dei dipendenti. Abbiamo avuto richieste anche da aziende che tradizionalmente, come tipologia e dimensione, tradizionalmente non erano avvezze a investire sulla protezione dei propri dipendenti in termini assicurativi. Abbiamo visto che si sono approcciati ex novo a questo mondo. Abbiamo visto l'accelerazione di una serie di trattative che per le loro dimensioni normalmente prende del tempo. Abbiamo visto anche in questo un sintomo di forte, come dire, interesse verso il mondo della protezione dei propri dipendenti. Abbiamo delle ricerche che ci dicono che anche tutto il mondo delle protezioni di mutui prestiti, quindi le coperture su, che si chiamano PPI, comunque di fatto sono le protezioni a mutui e a prestiti, come dicevo, hanno avuto un forte interesse, parzialmente limitato dalla caduta dei consumi. Però anche qui la percezione, la consapevolezza in questo tipo di strumenti è estremamente forte. Concludo dicendole dell'online. Sì. Anche noi come MetLife abbiamo nella nostra strategia, noi siamo multicanale, quindi abbiamo sia rete fisica sia rete parzialmente digitale che acquisizione totalmente digitale. Anche noi abbiamo visto il fenomeno che Antonio prima citava. Abbiamo visto innanzitutto l'approcciarsi di segmenti di popolazione che normalmente non sono in target con coloro che acquistano online. Quindi diciamo che c'è stata una forzatura, un'accelerazione alla digitalizzazione anche di chi prima del lockdown mai avrebbe pensato di potersi avvalere del web anziché della transazione fisica per poter acquistare una polizza d'assicurazione. Noi tracciamo tutte le nostre transazioni tramite online, oltre ad aver visto un forte incremento quindi di coloro che hanno richiesto coperture assicurative di protezione, abbiamo visto anche una riduzione fortissima dei tempi. Se normalmente tra il primo click e l'acquisto passano 3 settimane mediamente, qui siamo quasi ad una settimana. Quindi oltre che un incremento in termini di volumi, abbiamo visto anche proprio una ricerca, direi molto spinta, spasmodica, a recuperare probabilmente il tempo che si è perduto prima. Certo, questo è molto interessante, effettivamente era quello che mi ero immaginata io, proprio soprattutto parlando di click, anche perché durante il periodo di lockdown, insomma, tutti noi siamo stati inevitabilmente, no, più sul PC e quindi abbiamo avuto modo di conseguenza di andare a sondare dei terreni che magari prima invece lasciavamo un po' più marginali. Bagetta, ha verificato la stessa cosa anche lei? Poi vado a sentire anche gli altri, quindi si ritrova nelle parole di Taglietti.
Allora, direi tendenzialmente sì, anche se noi come con te lavoriamo la gran parte del nostro business è legata all'RCA, quindi Sì. durante il periodo del lockdown chiaramente gli acquisti di RCA sono diminuiti in tutto il mercato in maniera Beh, estremamente certo, perché non si significativa. andava in giro, eravamo bloccati in casa, quindi evidentemente non si poteva fare altrimenti. Esattamente, però quello che abbiamo osservato già a partire dal 4 maggio, anzi qualche giorno prima dei primi annunci di Conte, che con la ripresa del traffico sono aumentati in maniera estremamente significativa le ricerche online e anche gli accessi al nostro sito, e soprattutto quello che abbiamo notato di una tipologia di clienti che in passato eravamo meno in grado di attrarre. Ecco, quindi sicuramente il lockdown e la maggiore propensione all'utilizzo di nuovi canali, nuovi tool, la digitalizzazione ha fatto sì che anche nuovi target di clientela, che probabilmente in passato si rivolgevano un pochino di più ai canali tradizionali, abbiano cominciato ad utilizzare anche il canale diretto. Ok, sì, benissimo. Allora, Pier Francesco Basilico, direttore generale di Afiesca Italia, anche a lei chiedo la percezione, insomma, che avete avuto rispetto all'atteggiamento dei consumatori. Partiamo da qui. Bene, buongiorno a tutti di nuovo. Sì, è una constatazione che abbiamo fatto anche noi dal nostro osservatorio di compagnia vita specializzata nel mondo delle polizze abbinate ai finanziamenti, quindi PPI, al netto di un calo dovuto al blocco del mercato, comunque c'è stato un aumento di interesse che lo stiamo sperimentando adesso, che il mercato sta ripartendo, nel senso che i volumi stanno accelerando. Direi che quello che abbiamo osservato sono tre ambiti su cui le cose stanno cambiando. Da un lato l'atteggiamento dei consumatori, che chiaramente è diventato molto più proattivo. Voi dovete pensare che, come nel caso di Maurizio Taglietti e anche di Alleanza, noi trattiamo polizze vita. Allora, non è un bene obbligatorio, non è una copertura obbligatoria, non è un RC auto su cui bene o male siamo obbligati a fare i conti. Siamo sempre stati legati a una distribuzione o collaterale legata ai finanziamenti o molto selettiva. In questo senso, diciamo che la paura da pandemia ha smosso notevolmente gli animi, lo stiamo vedendo dalla predisposizione banalmente alle ricerche che vengono fatte online. Recentemente è stato pubblicato uno studio che riguarda per esempio i millennials, cioè i giovani che vanno dai 25 ai 38 anni in questo momento e che hanno spostato la loro attenzione sulla ricerca di prodotti non auto e sono passati da penetrazione del 22% al 55%, per cui è un salto in avanti notevolissimo. Poi c'è la questione della digitalizzazione. La digitalizzazione è sempre stato un canale alternativo fino ad oggi. Secondo noi, da adesso in poi dovrà diventare un canale non alternativo, ma integrato e funzionale a qualsiasi tipo di distribuzione per le compagnie che sono, come noi, delle compagnie vite che offrono dei prodotti di protezione Sì. dello stile di vita piuttosto che della vita stessa. Quindi questo è molto importante, fare molta attenzione a questo ed è molto importante cogliere l'attimo perché oggi c'è un effetto, diciamo, paura che ha spinto ad accelerare su questi temi. Se noi non saremo in grado di dare le risposte, coerenti e in tempi, brevi a queste nuove esigenze, chiaramente questo effetto un po' rischieremo di perdercelo, per cui Certo. bisogna starci sotto in lingua. Assolutamente, no, questo è un altro passaggio importante, quindi voglio dire, un momento in cui anche le persone dovendo scegliere e potendo scegliere fanno magari delle scelte differenti rispetto a quelle che hanno fatto in passato, proprio perché le abitudini sono cambiate, sta anche a voi in qualche modo rimodulare, no, i vostri interventi. Questo è un po', il riassunto, diciamo, molto, molto veloce che ho fatto stando alle sue parole. Conferma. Confermo, assolutamente. Ottimo, allora io chiederei la stessa cosa ancora a Antonella Vona e poi facciamo un passo ulteriore e ricominciamo da Davide Passero per aggiungere altri elementi. Allora, Antonella si è ritrovata in quello che dicevano i suoi colleghi? De deve riattivare l'audio, Antonella, grazie e poi la possiamo sentire, perfetto. Ecco, niente, a posto. Scusate, mi ritrovo anche se noi ovviamente essendo assicuratori del credito, quindi noi andiamo a coprire il rischio di mancato di pagamento da parte dei nostri clienti,
Abbiamo un'attività che è importante e che ha già in essere da molti anni digitale, che è appunto la valutazione dei nostri buyer, gli affidamenti. Cioè noi diamo 540 miliardi di garanzie di crediti assicurati, valutiamo quotidianamente. Quindi questa attività si è confermata. E quello che posso dire è che abbiamo percepito non solo in Italia ma anche nella regione che rappresento, c'è stata una necessità nella percezione del rischio di maggiori informazioni dal punto di vista anche economico. Quindi noi abbiamo aumentato immediatamente il numero di informazioni, la quantità e la qualità delle informazioni che diamo ai nostri clienti. E sì. Per quanto riguarda poi la percezione del rischio proprio da parte dei nostri assicurati, vi do ancora due numeri che non vogliono essere, diciamo, ancora negativi, ma consentitemi. Noi abbiamo previsto che le insolvenze d'impresa aumenteranno del 30% dal 2019 al 2021. Quindi è un importo molto molto grande e colpiranno tutte le economie avanzate, cioè negli Stati certo. Uniti più 43%, Regno Unito più 37%, Giappone più 24%, Francia più 21%, la Germania, che di solito è indenne, più 12%. E anche le economie quali il Brasile e la Turchia, con un impatto ancora più grande, perché ovviamente risentono delle mancate entrate del turismo e delle rimesse dei lavoratori espatriati. Quindi per concludere, l'attenzione all'assicurazione del credito è stata ovviamente massima in questo momento e i nostri, ovviamente abbiamo una maggiore domanda e una maggiore attenzione da parte dei nostri clienti al tema, perché la valutazione che si deve avere sui propri clienti, sia storici che in quelli futuri, è massima rispetto ai loro comportamenti di certo. pagamento. La certo. copertura assicurativa è un modo per aiutare comunque le imprese a tutelarsi e anche ripartire per proteggere lo sviluppo del loro business. Certo, assolutamente sì. Beh, insomma, questo dato delle insolvenze di imprese che aumenteranno del 30% è davvero significativo e importante, però insomma, visto che questi appuntamenti sulle fonti servono proprio per dare anche un messaggio positivo a partire da dati negativi, quindi Antonella, lei ha fatto molto bene a ricordarcelo. Io darei la parola a Davide Passero, amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, a partire anche da questi dati che Antonella Vona ci stava dicendo, per cercare di capire quali scenari e nuovi modelli di business a questo punto possiamo mettere in conto, si delineeranno nei prossimi anni. Cioè a partire proprio da uno scenario che purtroppo in questo momento appare ancora molto fosco, insomma, questo è per comprendere come si sta agendo. Sì, certo, lo scenario è certamente complicato e bisogna un po' anche resistere a mio parere, alla retorica dell'opportunità, perché francamente opportunità di questo tipo forse ce le saremo anche risparmiate, ha ragione. Risparmiate, sì. Ma però ci sono degli elementi che in parte sono già stati sottolineati per quanto riguarda il settore assicurativo, che sono il tema dell'aumento della percezione di ricerca di protezione, quindi certamente la domanda potenziale quantomeno, ma anche reale, perché lo vediamo nei dati, è aumentata. L'altro elemento importante che vorrei ricordare è sempre in tema di sicurezza il tema dell'andamento e della volatilità dei mercati finanziari, che ha fatto sì che certamente il prodotto assicurativo di investimento, che tipicamente è un prodotto a basso grado di rischio, ha avuto un'impennata, e questo devo dire. Quindi l'aumento della domanda di protezione, l'aumento di domanda di investimenti a basso contenuto di rischio sono due elementi che contraddistinguono il periodo post pandemia praticamente in tutto il mondo, perché Alleanza, come sapete, è all'interno del gruppo Generali. Noi siamo in contatto con i nostri colleghi cinesi piuttosto che di altre parti del mondo, e i trend sono abbastanza omologhi. Okay. Aumento della domanda di protezione, aumento della domanda di investimenti. Certo. Poi devo dire che non tutti gli operatori
si sono trovati ugualmente preparati all'imponderabile che ci è capitato. Certo. Dobbiamo ricordarcelo, certo. Perché è un mercato che è contrassegnato e sarà contrassegnato dagli elementi di resilienza dei singoli operatori, intendo dire qualificazione degli intermediari, ma anche di resilienza delle compagnie. Certo. Insomma, i temi della tecnologia, degli investimenti in tecnologia, quanti fossero già pronti, già fatti, come dire, c'è molto dibattito sulla tecnologia, poi non credo che tutti, anche mentalmente, eravamo pronti a questa improvvisa accelerazione. Eh no, quello purtroppo accade sempre, quindi insomma, per anche qui tradurre in pochissime parole il suo discorso, mi fa piacere anche che giustamente lei abbia detto, insomma, usciamo anche un po' dalla retorica della crisi come opportunità. Non che non sia vero, però è chiaro che prima di poterla trasformare in opportunità bisogna avere delle basi solide, no? E questo bisogna reagire. Ecco, bisogna reagire, cioè, però avendo anche delle basi solide. Ecco, però il contesto è complicato e dal punto di vista economico sarà complicato nei prossimi mesi, insomma. Certo. Ci sarà, a mio parere, una selezione all'interno del mercato degli operatori e di tenuta anche dei requisiti di capitale, ricordiamo che è un tema abbastanza importante. Sì, nonostante, abbiamo sentito prima, riprendo anche la parola che aveva citato Antonella Vona, nessuno sia indenne da questa crisi, perché prima si parlava dei paesi, no, che sono stati colpiti, anche la Germania, che comunque notoriamente, a parte essere la locomotiva economica dell'Europa, insomma, risente meno anche di scossoni, però in questo caso davvero siamo, come dire, stati tutti toccati. Poi Passero, lei diceva giustamente, c'è chi si farà inevitabilmente trovare più pronto, c'è chi invece sarà un attimino più barcollante, ecco, mettiamola così. No, sarà più selettivo, ripeto. Sì, ok, certo. Uno, il tema dell'efficienza dei costi, è un tema molto importante. Okay. Il secondo, il tema della solidità del capitale. Il terzo, il tema della qualificazione, quindi la qualità in senso lato del servizio portato sul mercato, quindi qualità delle persone, qualità della tecnologia. Certo, assolutamente sì. Allora, a questo punto ritorno da Maurizio Taglietti, MetLife Italia, per capire, allora intanto vi chiedo sempre se vi ritrovate con i discorsi di chi vi precede, questo è importante perché creiamo un po' un filo conduttore tra tutti gli interventi, però alla luce di tutto questo, come riprogettare, insomma, in qualche modo le offerte di prodotti, servizi assicurativi e quindi riprogettare in generale la strategia? Beh, rispondendo innanzitutto alla sua prima domanda, Davide ha fatto una disamina, direi, estremamente oggettiva. Sarà difficile il periodo nel breve e probabilmente sarà altrettanto difficile nel medio periodo. Per ritornare a livelli, se vogliamo, di benessere economico pre-crisi, probabilmente qualche anno ci vorrà. E verremo messi tutti quanti sotto stress in termini di resilienza, capacità, capitali, rapporto di fiducia con i consumatori. È stata un'opportunità, qui scusami Davide, il fatto che io la chiami opportunità, non è vietato, eh. Durante il periodo di crisi tutti noi abbiamo avuto, noi mondo assicurativo abbiamo avuto così, siamo stati chiamati alla prova della verità, no? Quando uno si assicura con noi, al di là del fatto che non sia un prodotto di investimento, ha l'auspicio di non doverne mai avere bisogno. Sì. Poi è successo qualche cosa che avevamo visto in precedenza solo nei film, è diventato realtà e il mondo assicurativo è stato chiamato a esercitare il ruolo di assicuratore vero in termini di protezione, in termini psicologici. Qualcuno ha reagito meglio, come diceva appunto Davide, qualcuno meno bene. Noi come MetLife, per fortuna, ma per abilità, no? Per fortuna tra virgolette, tutti i nostri prodotti coprivano il Covid, coprivano le pandemie in generale, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo incominciato a scrivere e a informare tutti i nostri clienti, tutti i nostri partner, per cercare di rassicurarli sotto il profilo psicologico. È anche una materia di fiducia e di reputation. Certo. Proiettando questo nel futuro, come attrezzarci? Beh, poi ognuno deve fare i conti con le scelte che ha fatto nel passato, quanto lungimiranti sono state, quanto indovinate sono state, pur coscienti che nessuno avrebbe potuto prevedere quello che è successo.
Noi abbiamo una particolarità che ci ha portato a essere appunto leader nel mondo della protezione personale, che è quella della multicanalità. Come dicevo all'inizio, noi distribuiamo attraverso tutti i canali possibili e immaginabili, quello bancario, quello fisico, quello digitale, e stiamo vedendo che c'è stata, come dire, una migrazione tra diversi canali. Voglio dire, la distribuzione diventerà ibrida. Noi pensiamo che ci sarà un modello ibrido dove tutti e tre i canali in qualche modo saranno contaminati. La rete fisica dovrà essere più digitale, la distribuzione dovrà appoggiarsi al remoto. Noi crediamo che con i comportamenti che così violentemente cambieranno, col fatto che una grandissima fetta di mercato che non era digitalizzata è stata portata alla digitalizzazione, probabilmente continuerà a usare la digitalizzazione. Magari non così spinta come il segmento dei millennial, deve per forza di cose trovare una risposta nella flessibilità, certo, nel sistema ibrido. Quindi noi puntiamo molto su quello, che è quello che ci ha appunto contraddistinto. Quindi speriamo che sia... Certo, certo, certo. Beh, avere sicuramente, voglio dire, al di là del tema che stiamo affrontando oggi, avere, io potrei definirli un po' piano A, piano B, piano C, piano D, aiuta sempre, no? E quindi comunque anche in questo caso, avendo affidato le proprie competenze a più canali e non a uno solo, sicuramente può venire d'aiuto quando qualcosa crolla. Ecco, diciamo, qualcosa crolla e qualcosa resta in piedi. Adesso io non so se l'ho proprio tradotto troppo terra terra, però a me piace sempre dare degli esempi più concreti per arrivare al dunque, no? Ma lei l'ha fatto anche assolutamente attraverso gli esempi che vi riguardano da vicino, quindi chiedo se è così poi fondamentalmente. No, ma sostanzialmente l'ha riassunto benissimo. Diciamo che il cliente da un lato sarà chiamato a essere sempre più competente nell'ambito della scelta assicurativa e deve trovare la possibilità di avvicinarsi, consultarsi, acquistare dove lui preferisce farlo. Certo. Quindi il fatto di essere flessibile, essere multicanali è fondamentale. Poi nulla è crollato, ogni canale ha dimostrato in questo periodo di avere delle specificità, dei punti di forza che combinandoli assieme possono portarsi verso modelli solidi anche nella fase post-crisi. Certo, chiarissimo. Allora io farei la stessa domanda per Francesco Basilico, torno dal direttore generale di Afiesca Italia, proprio per capire come riorganizzare tutto quanto, dove però la riorganizzazione non significa annullare quello che è stato fatto prima, chiaramente, questo lo specifichiamo. Sì, senz'altro, anche perché io mi trovo molto nelle parole di Maurizio per quanto riguarda il discorso della multicanalità e quindi il fatto che il futuro sarà sicuramente, deve prevedere una maggiore integrazione di questa multicanalità. Noi abbiamo iniziato a fare investimenti sul digitale in maniera massiccia l'anno scorso e questo fatto della pandemia ci ha confermato nella scelta che abbiamo intrapreso un anno fa e a cui abbiamo dato un'accelerata notevole per quanto riguarda la capacità di distribuire e concludere in maniera totalmente digitale e a distanza i contratti. Dovete tenere presente che un contratto vita non è un contratto RC auto e quindi prevede tutta una serie di appesantimenti, obblighi che un contratto RC auto non ha e di conseguenza digitalizzare questo, Maurizio lo sa benissimo, non è un'impresa facile. Però è vero, la digitalizzazione e la messa a disposizione di soluzioni nuove è sicuramente la scelta del futuro. Per soluzioni nuove noi pensiamo sicuramente alla modulazione anche di garanzie che rispondano meglio alle esigenze che sono emerse in questo periodo e che pure sono manifestazione delle nuove persone che hanno approcciato il mondo delle assicurazioni vita. Assicurazioni vita sia di puro rischio, quindi stand alone, quindi le polizze a copertura del rischio decesso o di invalidità, così come le polizze che sono legate in qualche modo ai finanziamenti. Certo. Dobbiamo assolutamente tenere presente questo, andando ad arricchire il contenuto delle polizze che noi oggi presentiamo sul mercato e a rendere tutto questo fruibile in maniera anche
molto veloce e smart con strumenti che fino ad oggi erano magari solamente collaterali e non centrali della nostra distribuzione. Certo. Ecco, Antonella Avona, a questo punto, visto che stiamo parlando di tecnologia, di nuovi strumenti che magari non sono nuovi nel vero senso del termine, ma che vengono utilizzati diversamente, quindi in modo nuovo, posso chiederle quali strumenti proprio normativi e tecnologici possono venire in aiuto di fronte a questo cambiamento? Allora, noi come Ecofas siamo stati fortunati dal punto di vista normativo, nel senso che il governo ha riconosciuto l'importanza dell'assicurazione dei crediti per tutti e tre gli assicuratori, i quattro assicuratori del mercato italiano, e l'impatto che abbiamo proprio sulle imprese e l'impatto che avremmo avuto dal punto di vista delle insolvenze. Quindi come strumento normativo nel decreto rilancio il governo ha messo in campo un fondo statale da 2 miliardi come scudo per la difesa delle 300.000 imprese che noi assicuriamo. E questo secondo me è stato un elemento concreto, è proprio in questi giorni in discussione l'attuazione, perché è indispensabile per il sostenimento delle nostre aziende, della nostra economia, perché con tutte le imprese che noi andiamo a garantire, quelle a cui diamo gli affidamenti, abbiamo un impatto sul PIL veramente importante. Questo dal punto di vista normativo. Dal punto di vista tecnologico concordo con quanto detto dai colleghi, da Pier Francesco Basilico. Quello che vorrei aggiungere è che secondo me si è anche riconfermato il desiderio, al di là della tecnologia, dei processi, della digitalizzazione delle polizze, di parlarsi. E per me lo sforzo e l'innovazione più grande che c'è stata è proprio quella che sto vivendo io in questo momento, che non avevo mai fatto un'intervista da casa, e che i nostri agenti e i nostri partner hanno continuato comunque a parlare con i clienti, e sono stati attività molto intense, perché il sinistro per noi è l'insolvenza, quindi e comunque c'è tutta un'attività di lavoro sugli affidamenti, di confronto, sul monitoraggio del rischio, e quindi non potendosi vedere hanno continuato a farlo, ci siamo organizzati, essendo comunque tutti immediatamente disponibili, garantendo il servizio in smart working, ma anche con questi nuovi strumenti di videoconferenze. Insomma, secondo me stiamo tutti imparando e forse la crescita che stiamo avendo, condivido con il dottor Davide Passero, è questa. Opportunità ce ne possono essere, ma adesso stiamo comunque affrontando un momento molto importante, difficile, tutti insieme. Certo, assolutamente, visto che l'ha interpellato anche lei, Antonella, lo chiamo in causa anch'io, il dottor Passero, stessa domanda, insomma, visto che le ha lanciato anche l'input giusto, credo, dottor Passero. Allora, ci sono alcuni temi che rimangono, secondo me, visti con gli occhi di oggi, sono abbastanza significativi, anche se sono singoli elementi che danno il senso del cambiamento. No? Pensiamo dal punto di vista normativo l'ID2 che entrerà in vigore a gennaio se non ci saranno proroghe, però uno degli elementi dell'ID2 che portava e imponeva, fra virgolette, alle compagnie di avere una home insurance dispositiva a favore dei clienti. Secondo me questo dà la misura, no? Di come a livello di settore, no? Vista oggi, sembra quasi una beffa, nel senso che sembra scontato che di poter mettere a disposizione strumenti di disposizione a distanza in self-service a favore dei clienti. Ecco, oggi sembra scontato, 3 mesi fa, 4 mesi fa non lo era assolutamente, anzi c'era una normativa che imponeva a tutte le compagnie di adeguarsi. Questo sul piano normativo, per dire il senso del cambiamento. Un'altra cosa è stato citato
il tema delle pandemie. Le pandemie sono tipicamente una causa di esclusione nei contratti assicurativi. Anche questo, visto con gli occhi di oggi, fa sorgere delle domande, no, su come dovrà essere in futuro l'atteggiamento degli assicuratori, anche perché poi qualcuno lo ricordava, ci sono degli elementi reputazionali dietro al fatto che io penso di essere assicurato e poi se c'è una pandemia scopro che la polizza non mi copre. E questo è un secondo elemento che volevo ricordare. Il terzo, quello del, è stato ricordato in generale sull'impatto della tecnologia. Noi abbiamo 12.000 persone sul territorio e siamo stati fortunati, forse anche un po' bravi, ma certamente anche fortunati nell'avere la, il totale della rete digitalizzata in un momento in cui in una settimana abbiamo dovuto remotizzare l'attività di 12.000 persone. E improvvisamente siamo diventati il più grande operatore a distanza del paese. Certo. Quindi ecco, in brevissimo tempo gestire tante persone... Sono elementi che hanno il senso del, del cambiamento mentale soprattutto che produrrà. Certo, questo, certo. Perché certo. C'erano cose che ci raccontavamo, però poi... Non credo che tutti, io per primo, ci credessimo fino in fondo. No. O che ci riuscissimo magari a questi livelli tali per cui adesso si sta parlando evidentemente di portare avanti dei modelli anche per il futuro, no? Anche se ci auguriamo, insomma, che l'emergenza, che non c'è più in questo momento, ma che possa non tornare più, però insomma bisogna farsi trovare pronti, quindi insomma, però che si... Questo sarà un ritorno al futuro, nel senso che... Esatto, ha ragione. Cioè sarà un ritorno a una cosa che non sarà più uguale a quella di... Ha ragione, è vero, il ritorno al futuro forse rende benissimo l'idea. Antonio Bagetta, torno da lei per capire in che modo partnership e sinergie possono aiutare il comparto assicurativo a crescere nei prossimi anni, anche sempre alla luce, lo ripeto, dei nuovi modelli, no? Evolutivi di cui abbiamo parlato, anche della vostra mission che lei ci ha spiegato insomma in apertura di Tavola Rotonda. Ma guardi, io ripartirei un po' dai concetti che sono stati espressi da Maurizio e per Francesco. Io mi trovo assolutamente allineato con la vision espressa in termini di multicanalità, nonché di flessibilità dell'offerta, nonché di modelli distributivi ibridi. Quindi ritengo che le partnership assolutamente sono dei contenuti molto interessanti e su cui in futuro potranno continuare ad evolvere e sicuramente garantirci dei modelli molto di successo, ed è per questo motivo che noi in realtà stiamo seguendo un po' il percorso opposto rispetto alle compagnie tradizionali. Noi nasciamo dal digitale, quindi da un'offerta più online, adesso ci stiamo affacciando invece in ambito tradizionale e stiamo cercando il più possibile di poter stringere delle partnership molto solide sul territorio con degli intermediari appunto che possano distribuire in tutto il territorio nazionale le nostre polizze assicurative. Ovviamente sono canali un po' diversi con le loro specificità e per cui ci stiamo dotando di prodotti e anche tecnologie che rispondono al meglio alle esigenze tanto della nostra clientela quanto appunto dei partner distributivi. In realtà penso che anche in termini di livello di servizio le partnership possano essere molto utili. Vi faccio un esempio, ma durante il periodo del lockdown, quindi durante il Covid, noi non distribuiamo solo prodotti assicurativi legati all'RCA. Nonostante questo, da anni lavoriamo con ARAG, che è uno dei principali produttori di tutela legale in Italia, per cui in brevissimo tempo, attraverso appunto il consolidamento di questa partnership, siamo riusciti ad offrire alla nostra clientela un servizio assicurativo gratuito di copertura legale nel caso appunto i clienti avessero bisogno di informarsi e di sbrigarsi nel migliore dei modi da tutte le norme e cambiamenti nei rapporti anche con la pubblica amministrazione che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi. Sì, beh, queste, ma sono, ecco, tutte le cose che avete proposto, questa è una domanda un po', come dire, extra, ma insomma si allinea a quello che lei diceva, che sono state proposte nel periodo di lockdown, sono state recepite in che modo? Trova una parola adatta per suggerire proprio questo? Ma guardi, un po' stupore, perché ecco, in realtà probabilmente i nostri clienti non si aspettavano due cose. La prima è la velocità con cui siamo stati in grado di reagire. Un po' anche noi siamo stati abbastanza fortunati perché appunto nascendo digitali probabilmente su alcuni contenuti abbiamo nel DNA la velocità e la possibilità di offrire alcuni servizi, ma anche l'attenzione.
perché noi, le ripeto, l'esempio di prima secondo me è abbastanza chiaro. Siamo una compagnia assicurativa che opera soprattutto nell'RCA, eppure rapidamente ci siamo messi in moto per poter offrire gratuitamente un servizio di tutela legale o comunque di consulenza di un servizio diverso per i nostri clienti, ecco. Certo, ok, stupore mi piace, perché appunto dopo magari un primo momento di sorpresa negativa può diventare positivo, insomma ce lo auguriamo. Io cerco sempre anche di fare la parte di quella che guarda al futuro con ottimismo, lo state facendo anche voi, però pur essendo consapevole della realtà abbastanza difficile. Allora, Pier Francesco Basilico, ancora da lei per quanto vi riguarda, per capire dal cybercrime alle coperture sul lavoro, quali nuove esigenze, quindi rimaniamo sempre più o meno su questo tema, stanno emergendo per piccole e medie imprese, per utenti finali, per famiglie, insomma per persone singole? Beh, allora, escludendo il cybercrime per quanto riguarda noi, perché chiaramente non è una tipologia di garanzie che noi proponiamo al mercato, sicuramente abbiamo constatato come sia per quanto riguarda le PMI sia per quanto riguarda gli utenti finali, i singoli assicurati, due sono fondamentalmente le cose che sono emerse molto forti: la preoccupazione per il posto di lavoro, sì, e ovviamente la tutela della vita o dei danni correlati alla vita, quindi prodotti di invalidità e di questo genere. Questa sensibilità è chiaramente esplosa e aumentata. Io, di fronte a questa constatazione, mi pongo due problemi come compagnia, più che due problemi, due punti interrogativi. Il primo è quello di valutare attentamente il mutamento dell'orientamento del mercato, facendo molta attenzione a non correre troppo per non assumere dei rischi che poi diventano insostenibili e potrebbero affossare le compagnie. È chiaro che più volte è stato richiamato oggi, ci troviamo di fronte a un periodo più o meno lungo, con delle flessioni notevoli di capacità di liquidità, flessioni del PIL, probabilmente un recupero dello status quo prima della pandemia, che sarà collocabile più facilmente nel 2022 se non 2023, e di conseguenza in questo frattempo sicuramente si manifesteranno tutta una serie di rischi che andranno a battere cassa, quindi sicuramente molta attenzione nell'assunzione dei rischi. Però di fianco a questa attenzione va posta anche un'enorme attenzione alla formazione di chi oggi distribuisce le polizze assicurative. Certo. Noi siamo una compagnia che ha distribuzione vero multicanale, ma sostanzialmente su reti terze. Noi distribuiamo con broker terzi, con agenti terzi, e non abbiamo una rete nostra diretta marchiata a Fiesca. Di conseguenza quello che dobbiamo curare con grandissima attenzione oggi è la formazione dei nostri partner, dei nostri intermediari, affinché sappiano cogliere correttamente le esigenze dei nostri clienti finali e tramutare queste esigenze in coperture assicurative che siano assolutamente adeguate ai loro bisogni. Quindi, come è stato anche richiamato prima, questa pandemia ci ha insegnato a lavorare in modalità completamente diversa, meno fisica. Per 3 mesi praticamente abbiamo lavorato solo in maniera digitale, smart working per i colleghi, conferenze in video come stiamo facendo noi oggi, formazione anche allargata a centinaia di persone contemporaneamente con strumenti totalmente digitali. Questo secondo me in parte rimarrà nel futuro ed è una grandissima innovazione che dobbiamo mantenere e sfruttare appieno, perché in un momento di questo genere la formazione molto curata dei nostri intermediari ci permetterà di cogliere dei risultati molto interessanti dal mio punto di vista. Ottimo, allora proprio su questo, su questa, insomma, ottimi risultati, le ultime due parole che lei citava, io do la parola a Davide Passero per arrivare anche, insomma, alle battute finali di questa tavola rotonda. Parliamo un po' di come riprogettare proprio tutte le strategie, insomma la domanda è più o meno sempre la stessa, ma poi ciascuno di voi ci metta del suo proprio sulla base delle competenze singole. Quindi parliamo di offerta di prodotti, servizi assicurativi e come riorganizzare proprio tutti i modelli distributivi, no? Più o meno sempre presupponendo, insomma, quello che potrebbe succedere da adesso in avanti. Sì, diciamo che è importante muoversi all'interno di uno scenario innanzitutto. Lo scenario che noi abbiamo
è uno scenario di una ripresa che ahimè non sarà a V, come si dice, non ci sarà il rimbalzo, ma non sarà neanche a U, quindi una ripresa più lenta. Purtroppo quello che noi proiettiamo è uno scenario che sembra il marchio della Nike, quindi una ripresa molto lenta, e all'interno di questo uno scenario di tassi di interesse che noi abbiamo definito low for long, cioè tassi bassi per un lungo periodo. Quindi è uno scenario che quindi è molto sfidante per gli operatori assicurativi. Okay. Quindi quello che occorre fare è affrontare il futuro avendo in mente, sì, noi abbiamo in affrontiamo lo futuro avendo in mente questo scenario. E avendo in mente questo scenario occorre uso massivo della tecnologia per rendere non solo efficace il contatto con i clienti. Ricordo comunque che durante la pandemia essere presenti con i clienti, cioè quindi avere degli operatori, dei consulenti che potevano interloquire con i clienti, era apprezzatissimo, perché sì, c'è stato un momento, soprattutto nel mese di marzo, dove c'erano persone che non riuscivano in molti casi a entrare in contatto con la propria banca piuttosto che con i propri operatori di fiducia. Quindi il tema della tecnologia e quindi investimenti sui sistemi di interfaccia, perché è certo quello che si diceva della multicanalità e dei modelli ibridi, e però anche la tecnologia per l'efficientamento dei costi. Oggi il settore assicurativo ha un tema, a mio parere, di larga parte di attività che può essere fortemente automatizzata anche con l'uso di intelligenza artificiale, tutta l'attività di back office, insomma. Quindi grosso spostamento dall'attività di back office all'attività di front. E poi c'è il tema dell'impresa distribuita, e cioè questa grande esperienza di smart working che probabilmente porterà a ripensare anche ai modelli con cui si va a lavorare, e se si va a lavorare e quanti giorni alla settimana si andrà a lavorare o si lavorerà da casa. Certo, certo. Sì, e ridistribuire anche in quel senso il tempo, no? E quindi ovviamente... Un miglior bilanciamento del tempo, ma porta dei temi anche di gestione delle persone, di ingaggio, performance management. Quindi è veramente un tema dove il tema della formazione delle persone, sia delle persone di sede, sia delle persone e dei consulenti sul territorio, è il tema centrale. Perché poi di tutte queste cose la cosa difficile è l'adozione, sì, cioè quindi l'adoption di adeguati comportamenti da parte delle persone che lavorano. Certo, che non sia quindi più solo una... sfidante, sì, non è fare, sì, la tecnologia giusta, no, è no, quella di tutti che la usino tutti, insomma. Assolutamente, che non sia solo l'adozione una tantum o per l'emergenza, insomma, ma che diventi davvero un modello nuovo a cui rapportarsi. Io direi, visto che abbiamo veramente 5 minuti, ma sicuramente riusciamo a sfruttare bene anche questi ultimi minuti, io darei uno dopo l'altro la parola a ciascuno dei miei relatori, a ciascuno di voi, proprio per la conclusione, in un minuto ciascuno, quello che vi sentite di dire, quello che avete, insomma, le questioni più importanti che avete deciso di trarre da questa tavola rotonda, mettiamola così. È un fuori programma, ma credo che sia anche la chiusa giusta. Partirei da Antonella Vona. Direi che secondo me ci siamo trovati d'accordo sull'esperienza, cioè quello che per me emerge è che comunque è stato un momento difficile, di grande cambiamento, in cui l'attenzione alle persone, che siano le nostre persone, i nostri colleghi, i nostri venditori, i nostri clienti, rimane comunque un tema centrale. E il secondo, è la seconda cosa che mi porto a casa e che, insomma, ribadisco, è il cambiamento che stiamo vivendo, che non è scontato, e l'apprendimento quotidiano che tutti noi stiamo facendo in questa nuova modalità di lavoro. Io ad esempio ero una persona che faceva conferenze e convegni solo dal vivo, quindi oggi ho fatto una nuova esperienza, e così come tutti i miei colleghi, cioè nel senso che tutti noi ci siamo trovati dal 24 di febbraio a lavorare in smart working, certo, e fortunatamente eravamo tutti pronti e abbiamo dato
quello, tutto quello che potevamo, i servizi, processi, certo, chiarissimo. ai nostri clienti. Direi che questo è Antonella, allora sono contenta perché le abbiamo aggiunto noi delle fonti un'esperienza in più in questa fase di ripartenza, ed è bello, no? Perché poi parlavamo anche di sinergia, quindi di questo si tratta. Antonio Bagetta, stessa conclusione per lei. Beh, cosa dire, sicuramente mi porta a casa che i prossimi 2-3 anni saranno degli anni molto duri, a causa appunto della crisi che si prospetta, che è già avviata e che appunto continuerà a durare abbastanza a lungo. Ci sono dei trend abbastanza chiari emergenti come quello della digitalizzazione, ma a prescindere dalla digitalizzazione comunque le persone e l'eccellenza delle persone continueranno a fare la differenza nel business, e quindi la necessità di riadattare tutti i processi legati alla gestione delle persone per continuare a renderle eccellenti, a fare la differenza, dal recruiting alla formazione, in un contesto che è molto diverso rispetto a quello precedente, e che le persone saranno al centro del modello, ma un ruolo sempre maggiore sarà destinato anche alla tecnologia. Quindi a prescindere dal modello di business, dal prodotto, sia esso auto, vita, comunque la tecnologia richiederà in futuro sempre più investimenti e sempre un'attenzione maggiore. Benissimo, Pier Francesco Basilico. Beh, io direi che la cosa che si può constatare di più è un totale cambio di paradigma. I grandi sconvolgimenti della storia portano a un ridisegno totale delle soluzioni e del modo di essere e di vivere. Noi usciamo da una pandemia, mi auguro che stiamo veramente uscendo da una pandemia, quindi che poi andremo verso il recupero, ma sicuramente questa pandemia ha segnato un cambio di paradigma in molti settori. Senza ripetersi, digitalizzazione, cambio di approccio, cambio di formazione, cambio di erogazione con strumenti diversi, ma sicuramente è qualcosa che manterremo anche nel corso dei mesi a venire. Assolutamente. Maurizio Taglietti, a lei. Ma guardi, veramente in due parole, questa storia ci ha insegnato che noi possiamo controllare solo una parte, sia del nostro presente che del nostro futuro, no? Sulla parte restante, su quello che possiamo controllare, io credo che il mondo assicurativo abbia una responsabilità e debba essere chiamato a contribuire alla ripresa, che sia AV, che sia W, che sia AU, che sia marchio Nike, però sostanzialmente noi abbiamo un ruolo come settore e come imprese in questa fase. Mi fa piacere di aver constatato che tutti quanti abbiamo piani, siamo pronti per prenderci la responsabilità di questo ruolo, e quindi mi compiaccio con tutti noi. Mi lasci concludere in questo modo. Certo, assolutamente, approvo. Davide Passero, a lei, e poi chiudiamo. Sì, direi che mi sembra che le prospettive sono abbastanza una visione omogenea su dove bisogna andare. L'unica cosa che posso aggiungere è il tema della velocità. Il settore assicurativo non è mai stato caratterizzato da una grande velocità, e questa è quella sfida che il settore dovrà affrontare, quello di fare le scelte giuste ed essere veloce. Va bene, allora io posso solo ringraziare tutti voi per gli spunti che ci avete dato. L'obiettivo è questo: in tutte le settimane monotematiche, insomma, che le fonti TV organizza, l'idea è proprio quella di ascoltare delle voci che possano dare dei suggerimenti, perché poi ciascuno li rende proprio in base alla personale competenza e anche al ruolo, piuttosto che al pubblico a cui si rivolge. Quindi sicuramente è importante prendere spunti per poi cercare di applicarli nel miglior modo possibile. Quindi io ringrazio Antonio Bagetta, Pier Francesco Basilico, Antonella Vona, Davide Passero e Maurizio Taglietti, che spero e mi auguro di ritrovare presto in altri dibattiti, e magari cercando di combinare la distanza come la tavola rotonda di oggi, però anche la presenza. Insomma, presto ci auguriamo tutti di poter combinare entrambe le cose, no? Quello che dicevamo prima, mettere a frutto quello che abbiamo imparato nel lockdown, associandolo però a quello che magari abbiamo fatto negli scorsi anni, e quindi renderli ancora più efficaci entrambi. Grazie davvero a tutti. Grazie a tutti. Grazie e noi chiudiamo qui questo appuntamento, questo main event della settimana dedicata proprio alle assicurazioni e al risparmio. Ora la programmazione delle fonti continua. Attenzione, tra una mezz'oretta circa saremo di nuovo qui, anzi nei nostri studi nuovi in Piazza Cortusio, proprio nel centro storico di Milano, per le premiazioni, i Le Fonti Awards, sempre dedicati
alle assicurazioni. Quindi grande serata in nostra compagnia e in vostra compagnia. Vi aspetto più tardi.